Allora, ospite molto gradita oggi qui del nostro Zoom Corno per le interviste di Otcon via Zoom, Tea Falco. Ciao Tea, come stai? Dove Bene, ciao. sei? A Catania, Bene. giusto? Sono a Catania che si è trasformata praticamente come la Thailandia, Dove sei? A Bangkok? perché sta piovendo praticamente da 2 settimane ormai. Mamma mia, veramente la stagione delle piogge. È la stagione delle piogge thailandese ormai. Pazzesco. Senti, te, a noi ti abbiamo zoomato, come si suol dire ormai dopo la pandemia, ormai Zoom è entrata di diritto nel nostro novero delle Sì, tra parole. l'altro è la prima volta che faccio Zoom No. nella mia vita. Ah Sì. sì? Cioè, quindi sei una Sì. delle poche persone che è riuscita a non farlo durante la pandemia, però. Esatto, Questa è esatto. bellissima, grande Cerco, sì, invidia. cerco di non usare il telefono, però ovviamente è una necessità e si deve fare. Quindi hai l'onore di Essere farmi un Zoom per la prima volta. la prima Zoom di Tea Falco con Otcon, ah, bello però, dai, bello, bello, questo lo mettiamo come badge di vanto. Senti, noi ti abbiamo chiamato per Maradona, Sogno Benedetto, che è la serie di Prime, in cui tu interpreti un personaggio chiave della vita di Maradona, che è Cristiana Sinagra, che è Cristina stata la sua Sinagra, sì. compagna. Senti, come sei entrata innanzitutto in un personaggio così, sapendo poi che andavi a interpretare una persona reale, insomma, con poi tutto quello che comporta, anche la responsabilità. Allora, abbiamo lavorato inizialmente sull'accento napoletano, l'accento d'origine di Cristiana. E poi ho visto un sacco di immagini di repertorio che mi sono state donate dal regista. E ho cercato di entrare realmente in empatia con Cristiana, con tutta la storia di Maradona. E poi abbiamo fatto un lavoro di immagine, quindi mi hanno tagliato e scurito i capelli proprio per somigliarle. E poi, cosa incredibile, a un certo punto io l'ho incontrata, ho incontrato Cristiana in un bar un pomeriggio di 2 anni fa, e lei mi ha raccontato delle cose bellissime di Diego, perché lei è stata innamorata di Diego e non di Maradona, e mi ha detto che era un uomo dolcissimo. La cosa che mi ha colpito tantissimo di tutta la storia di Cristiana è che lei è stata vittima di ingiustizie, è stata vittima di una violenza pubblica terribile da parte dei tifosi del Napoli, perché a 20 anni era impensabile avere un figlio fuori dal matrimonio, quindi l'hanno riempita di pettegolezzi, l'hanno chiamata approfittatrice, prostituta, proprio perché aveva avuto un figlio con Maradona. Quindi, poi che cosa è successo? Le hanno Esatto, poi fatto scusa, un'intervista. nel momento in cui Maradona era, no, una semidivinità, quindi era come Sì. proprio, no, avvicinarsi a lui. Sì, esatto. Le hanno fatto poi un'intervista televisiva, dove le hanno chiesto domande molto irriverenti, dove lei è stata attaccata ad una macchina della verità, e dove doveva rispondere sì e no, e le hanno chiesto se lei fosse una prostituta, se lei andasse con altri uomini contemporaneamente a Maradona, cose molto gravi. Quindi Cristiana è stata una donna abbandonata che ha avuto un figlio che ha voluto riconoscere, ha lottato per 30 anni, e per 30 anni anche questo figlio è stato abbandonato. Quindi assurdo. E i registi cosa hanno fatto? Hanno voluto dare lustro alla figura di Cristiana, proprio per farle giustizia. Esatto, l'hanno rivalutata, anche la figura pubblica ne è uscita rivalutata, insomma. Ma il Sì. tuo rapporto invece col mito Maradona qual era prima di girare? Tu sei una appassionata di calcio?
No, non sono un'appassionata di calcio, benché quando ero piccola ho fatto invasione di campo con un mio ex fidanzato ad una partita Albino Leffe Catania, perché il Catania era andato in Serie A. Però ho conosciuto Maradona, cioè, come mito Maradona, e ho una grandissima stima di lui perché so che è partito dal basso, dal niente, da una famiglia poverissima nelle favelas e si è fatto da solo praticamente. Però è come se avessi l'impressione che quando un personaggio diventa un mito, si perde un po' l'uomo e diventa così irraggiungibile da non potere più empatizzare con l'uomo, con la figura dell'uomo. Invece, secondo me, bisogna conoscere fino in fondo la storia di una persona per entrare in empatia con tutte le cose, con ad esempio un albero, un animale, e quindi anche con la storia di Maradona. E quindi, secondo me, non idolatrare una persona, ma ammirarla proprio per conoscerla e entrare in empatia con la persona. Perché poi attraverso la sua umanità, no, che riesce a capirlo veramente, a capire cosa è stato. Senti, ma Cristiana Sì. ha visto le puntate, le prime puntate, o ancora no? Che tu sappia. No, Cristiana non ha visto le prime puntate, comunque non ci siamo sentite ancora. Non vi siete visti? Mantengo discrezione anche perché il lutto di Maradona per lei deve essere stato molto pesante. Ah, sì, assolutamente. Senti, a te che effetto ti ha fatto invece rivederti dopo nel ruolo di Cristiana? Ti sei rivista oppure no? Guarda, io cerco di non Non rivedermi mai, guardare. Ah, cioè come come regola Johnny di vita Depp. proprio. No, in realtà, sai, all'inizio mi vedevo e mi piaceva correggermi, e poi adesso è come se avessi una difficoltà nel rivedermi. Però se ci fosse un regista, che mi dicesse: Ok, Tea, adesso bisogna rivedersi ogni scena così da correggersi, perché questa è stata la scuola che ho fatto con Bernardo, con Bertolucci, lo farei. Però ecco, cerco di non rivedermi. Cioè, diciamo, se non ti Però. obbligano, insomma, eviti Quindi volentieri. skip ogni mia immagine praticamente Col adesso che telecomando, vedrò la senti. serie. Senti, te, prima parlavi di miti, no? E di, anche di divinizzazione di un certo tipo di figura. Chi è invece il tuo mito, la tua attrice del cuore o il tuo riferimento, quello che quando eri anche più piccola dicevi, ecco, io vorrei arrivare là o comunque vicino? Guarda, ho delle interpretazioni preferite, non ho dei miti per un discorso di idolatria che ti facevo prima. E quindi mi piace ad esempio molto Anna Karenina, di Questa è la mia vita, la sua interpretazione, anche proprio come persona mi piace. Lei, ho visto delle sue interviste. Mi piace Marion Cotillard nella vita. La Vie en Rose, mi piace Maria Schneider nell'ultimo tango, in Monster mi piace Charlize Theron. E quindi tutti questi personaggi mi piacciono perché mi piace il cinema e io da piccola vedevo il cinema come una forma di cultura per imparare la vita. Cioè io imparavo quando ero piccola, quindi ho cominciato a vedere film a 6 anni, imparavo la vita non attraverso i libri, ma prima attraverso i film. E poi ho cominciato a leggere libri tardi nella mia vita, quindi è come se avessi avuto un'educazione estetica, prima dell'educazione dialettica.
Senti, ma quanto sei, prima hai citato Bernardo Bertolucci, con cui hai girato nel 2012, tra l'altro l'anno prossimo saranno i 10 anni anche di quel film bellissimo. Quanto sei cambiata tu come attrice? Oggi è più facile per te recitare, ti viene più, cioè sei più tranquilla, cioè è una cosa che è già un mestiere, oppure comunque c'è sempre il... Guarda, sicuramente noi andiamo verso l'evoluzione, quindi la legge fisica è verso l'evoluzione, verso l'infinito, quindi sicuramente andiamo verso il miglioramento. Però penso che, e sono certa, che ogni attore, ogni attrice faccia proprio questo mestiere per superare le proprie paure. E mi ricordo una frase del film La Vie en Rose, dove Marion Cotillard, che interpreta Edith Piaf, è sdraiata sul letto, morente, e a un certo punto lei si alza e dice: no, vi prego, devo andare assolutamente a cantare, perché devo capire se ne sono capace ancora. E questa è una frase incredibile che ti fa riflettere e ti fa capire quanto la persona che crea, che fa le cose, è come se ci fosse il bisogno sempre costante di ritrovare la fiducia in te stessi. Ed è una cosa che io non so spiegare, ed è una cosa che io sento dentro, e ogni volta che faccio... ma non solo un personaggio, ma proprio anche quando vado a un incontro con una persona, dico ok, riuscirò a parlare con quella persona, oppure riuscirò a fare quell'intervista. Non so se mi capisci. Sì, sì, certo, come se ogni volta dovresti fare quel gradino e dopo, una volta che sei dentro, come se dovessi fare un tuffo prima, un salto prima di entrare nella cosa. Esatto. E quindi oggi ti è più facile o no? O è uguale? O è come quando hai iniziato? No, è come se si ricominciasse sempre da capo. Quindi tu fai il tuffo, capisci che lo sai fare, poi ti ritrovi fuori e dici: ok, aspetta, fammi entrare di nuovo, perché così riassaporo quella cosa che so fare. E invece quindi poi ricominci sempre da capo. Certo, quasi una rinascita, non quasi, sì, che... quasi una rinascita che secondo me viene dal fatto che tu hai contemporaneamente l'osservatore in te e la parte istinto. Cioè è come se ti osservassi, e quando perdi l'osservatore, quando diventi istinto, e l'istinto si ha solo quando... probabilmente diventi il personaggio, quando ti scordi totalmente di essere te stesso, quindi diventi un'altra cosa fuori da te, che magari non ha traumi, solo così riesci a dimenticarti di quello che sei e riesci ad affrontare le cose, ad avere coraggio. Cioè, questa è la mia chiave. Certo. Senti, tu te, oltre a Bertolucci, hai lavorato anche in questi anni con Faenza, Verdone, Muccino, Verzi. Chi ti ha dato di più? Che è stato quello che ti ha regalato? Allora, Faenza, in realtà ho fatto solo la comparsa per lui. Vabbè, quindi via. Avevo 17 anni. Via, tolto. Avevo 17 anni. Guarda, tutti mi hanno dato qualcosa, perché credo che ogni persona ti dia sempre qualcosa, ogni recitazione ti dia sempre qualcosa. E loro mi hanno insegnato dei tipi diversi di recitazione. Verdone è una recitazione molto più veloce, estroversa, è come se non fossi più... Io mi sento che non sono più me stessa, interpreto un personaggio. Invece con Bertolucci ho imparato una recitazione emotiva molto più legata ai traumi, lavorare proprio sui traumi, sulla tua infanzia, sui traumi dei personaggi, e quindi provare realmente le emozioni. Con Muccino è stata un'altra scuola. E quindi ogni regista ti dà qualcosa. Non ho un regista preferito. Sicuramente sono molto legata a Bernardo, perché mi ha iniziato
proprio per la persona che era, e perché magari tu scegli, e per come tu sei fatta, scegli un tipo di recitazione piuttosto che un altro, però serve sempre tutto. Verissimo. Senti, ti faccio l'ultima domanda, che è una domanda da te da spettatrice. Qual è il film che ti porteresti sull'isola deserta? Questa sera ti chiamano e ti dicono: domani parti e in valigia devi mettere un film. Guarda, allora ti dico che non andrei mai in un'isola deserta perché mi piace stare con le persone. E siccome ho viaggiato per molto tempo e sono stata molto sola, quindi adesso voglio vivere con la mia gente, stare a contatto con le persone. E quindi in Sicilia, che Ok, però non il è film, ecco, un'isola stai in Sicilia, deserta. ma devi scegliere il film. Esatto, io porterei quattro film, Ah, ok. due della mia infanzia, che sono Ritorno al futuro e La storia infinita, perché li vedevo quando avevo 5-6 anni, e invece oggi, ma anche quando ero piccola, i miei film preferiti sono Harold e Maude di Al Ashby, non so se sai qual è, Come no, meraviglioso. è dello stesso regista Oltre il giardino. Eh sì, poi Al Ashby fu un irregolare totale, lui fece pure Shampoo, L'ultima corvée, no? E come mai ti piace Ah, Al Ashby? hai visto Perché anche questi, poi sì. Al Ashby è proprio, è dissonante anche come cinema, no? Perché molto, cioè Harold e Maude, per esempio, è una storia molto poetica e molto, anche Molto unica. anche Bertolucciana, no? Eh sì, è vero. Bertolucciana però in un certo senso un po' più americana e divertente. Un po' più ironica. Sì, davvero, davvero. Quindi due, praticamente due cose più mainstream, insomma, Ritorno al futuro, Storia infinita, per quanto poi, sai che invece la Storia infinita l'abbiamo rivisto quest'estate, è attualissimo, perché c'è tutto il niente che avanza, che è... Guarda, di una poeticità incredibile la storia infinita. incredibile. Non lo so, per un bambino vedere quel film. Andare nella sua stanza nascosto, aprire il libro, immaginare di scrivere, di far parte di una storia, cioè per me è bellissimo. È anche Ritorno Veramente. al futuro. È anche Harold Esatto, tutte visioni consigliatissime. Allora, grazie mille te a Falco per la tua prima Zoom. No, e Maude. Grazie a te. questa è, È rimane nella storica. storia. Rimane Veramente, storia. anzi, piccolo sarà la prima Zoom. Vabbè, dai, com'è stata? Dai, non era stata, niente di che, dai, alla fine. Perfetta, sì, ne farò da adesso, ne Adesso in farò poi solo per Zoom. sempre. Sì, Esatto. mi tuffo e poi ritorno giù. Esatto, a Zoom. Grazie mille a te, Falco, per il tuo Ciao, tempo. grazie a te. Ciao, Ciao. grazie, grazie mille.